riguarda tutto il Chivassese e dintorni. Lo smarino. Orbene, lo smarino, nessuno di voi lo sa cos'è. Oppure... Sì, adesso vado un po' dentro qui, non sono andato. Perché ho fatto già tutto il giro. No, ma la gente se la deve fare così. Allora io sono svoltata. Poi se non vengono, vabbè. Almeno io ho il cuore in pace. Certo. Perché io ho fatto quello che potevo. Vergognosa. Allora, è una cosa vergognosa. Io mi sono documentato. Perché? Perché mi sta a cuore, mi sta a cuore la salute. E più mi addentro in questo aspetto, più mi accorgo che c'è un'omertà, un silenzio da parte di molte personalità, di molti politici che vogliono evitare di parlare. E credo che se veramente si vuole fare una battaglia ambientalista e vincerla, c'è un modo molto semplice che non impegna neanche tanto e mette d'accordo tutti. Dichiarare le cave Ronchi zona ZPS, zona di protezione speciale. Ed è un modo molto semplice. Che una volta polverizzate verranno lasciate all'aria aperta nelle discariche di Torrazza e Montanaro. Ora che cos'è l'amianto l'hanno imparato i cittadini che hanno subito gli impianti Eternit.
noi non vogliamo che queste cose vengano portate a Torrazza e Montanaro, ma dicevo di più, noi non vogliamo assolutamente l'opera della TAV, un'opera inutile, un'opera che uno Stato si permette di spendere 120 milioni di euro a chilometro per realizzare una tratta che servirà esclusivamente a pochi, una tratta che è già stata fatta passare in tutti i modi, da alta velocità a alta capacità, ma del tutto inutile per la valle e per lo sviluppo. Noi ci rendiamo conto che è inammissibile che questo Stato spenda questi soldi per una tratta di alta velocità quando in realtà sono allo stremo delle porte le scuole, la scuola pubblica, sono allo stremo delle porte. La nostra forza è la consapevolezza di questo. Questa consapevolezza è difficile diffondere, la stiamo diffondendo. È per questo che siamo convinti di impedire quest'opera. Il TAV non si farà e quindi voi non avete il rosmarino nelle vostre campagne, ma questo è il risultato di un lavoro duro, di un lavoro importante, e noi della Val di Susa con 20 anni di esperienza abbiamo potuto, e proprio in questa... Considerando il fatto che è una manifestazione creata da dei ragazzi che hanno tirato su un gruppo solo da circa inizio gennaio, diciamo, sono rimasto pienamente soddisfatto. Sono rimasto soddisfatto dell'armonia che i ragazzi hanno avuto, sono rimasto soddisfatto di tutta la gente che è arrivata, perché mi aspettavo veramente meno persone a Montanaro che intervenissero a questa manifestazione. In realtà c'è stato veramente un aiuto fondamentale della popolazione di Montanaro, che è molto strano considerando un po' la situazione generale anche. Come te lo spieghi questa assenza o non assenza dei montanaresi? Forse me lo spiego per un motivo principale, perché normalmente la gente è abituata a pensare di guardare solo attorno a quello che ha, quindi dentro il suo giardino, mai allargare i suoi confini a oltre il suo giardino e quindi dire ma forse al di là di quello che io ho posso fare qualcosa in più. È una cosa che normalmente si fa, ma Montanaro come secondo me anche un po' in generale. Quindi diciamo che sono contento perché la persona di Montanaro ha agito ed è venuta a manifestare alle 2 del pomeriggio sotto 30 gradi, quindi non era una cosa semplice, e ha seguito tutta la manifestazione dall'inizio alla fine, e quindi è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Me lo spiego proprio per quello, perché forse la gente ha iniziato un po' a, è brutto dirlo, ma stufarsi, si è stufata del generale, si è stufata di subire senza mai metterci il suo. Come posso dire, ogni decisione che è presa a livello comunale, a livello provinciale e regionale è sempre presa dai soliti, che sono i soliti che si è votati, però magari quei soliti a un certo punto cominciano ad andare per vie traverse, e quindi la popolazione montana dice ma perché io non posso decidere se fare o non fare qualcosa? Allora mi alzo dalla mia sedia, dalla mia poltrona alle 2 del pomeriggio del sabato del 21 maggio e vengo a manifestare a Montanaro. Vengo a manifestare all'interno del mio paese, per il mio paese e per il mio territorio, la difesa dell'ambiente, della salute e di tutto quello che ne viene attorno.